Buonasera a tutti, buonasera Rosanna. Buonasera a voi, buonasera Vanina. Molto Grazie. piacere di essere qua. È molto piacere nostro di averti qua. E dunque, stasera è la prima puntata del 2023. Quindi facciamoci un bel augurio di, eh, di, di buon anno, di, di un anno meraviglioso, soprattutto iniziando da un argomento. Come, come quella che affronteremo stasera ma prima eh, di, di iniziare diciamo con Rosanna a parlare del, della numerologia e, e come la numerologia si eh, raffronta nella nostra vita eh, ricordo il convegno di Torino che si terrà il 18 e il 19 marzo nulla finisce e tutto si trasforma in amore quindi eh, stasera abbiamo vedo già collegati ehm Molte persone, salutiamo Gina. Innanzitutto, ciao Gina, buon anno in diretta dalla prima diretta dell'anno. <ride> salutiamo Gina, Maria. Salutiamo la Patrizia, salutiamo, eh, aspetta, che devo prendere quest'altro mouse. La salutiamo la Paola, Marco Froli, Angela Calabrese. Buonasera a tutti, allora. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi la Rosanna. Rosanna eh, Capozzi è. Eh, introduco un po' diciamo, quello che è eh, diciamo, il, il, suo, il, il suo standing, il suo, il, il suo skill, come dicono quelli bravi. Ed è una sensitiva dalla nascita. Si è diplomata in bioprano e riflessologia olistica e plantare. È specializzata nella rimozione dei blocchi energetici causati principalmente da traumi ed emozioni ed emozioni negative come lutti, separazioni, incidenti eccetera. Tratta la numerologia sensitiva come mezzo per l'anamnesi energetica e per individuare quale organo è stato compromesso a livello energetico e quindi andare ad agire in modo mirato per ripristinare il giusto equilibrio eh, riportando pace e serenità alla persona. Bellissimo quindi eh, vogliamo Rosanna vuoi iniziare parlando un po' di te parlando un po' di come diciamo, hai approcciato alla, numero, alla numerologia e come, come si svolge questa tecnica così importante e molto molto antica direi allora beh, hai detto quasi tutto tu quindi a me rimane no. molto poco per cui cerchiamo di spiegare ancora un attimino allora premetto come dicevo sono una sensitiva dalla nascita, eh, un percorso per me assolutamente non facile, come un po' tutti i sensitivi, cioè io ho tanti anni, quindi quando ero ragazzina sicuramente ero vista come quella strana, ero vista come quella diversa e questo non mi ha aiutato moltissimo. Mi sta aiutando molto negli ultimi 30 anni, prima un pochino meno. Ma eh, vivendo in questo mondo così particolare sicuramente vengono a crearsi delle dinamiche di sensibilità molto forti, specialmente proprio perché c'è la sofferenza che ti accompagna, la solitudine che ti accompagna, quindi vivi proprio di sensazioni, di cose che senti solo tu perché ti metti in ascolto. Premetto, la numerologia io non l'ho studiata. Io non ho mai fatto un corso di numerologia, um, non li faccio, ma perché non voglio proprio, che, non dico mischiare, ma arrivare a fare confusione tra la mia e quella che studio. Okay? Quindi quella che mi è arrivata mi è arrivata in una maniera molto strana. Ero, mi ricordo che stavo parlando con una ragazza e ad un certo punto anzi, guarda, te la dico proprio tutta, sì, sì, stavamo sì, giocando cioè... a scopa. A carte e a un certo punto gli dico: Guarda, che a me io avevo in mano due di picche. Lo sappiamo tutti che cos'è il due di picche, ma questo parlo già di 35 anni fa. Anche di più. E le dissi: Guarda, che tu col tuo ragazzo rompi. E lei mi dice: Figure, ci dobbiamo sposare. Gli ho detto: Guarda, non so cosa dirti Mi auguro di sbagliarmi. Ma a me viene che tu rompi. Gliel'hai detto così. Ho No, dopo 15 giorni, piangendo ovviamente perché questa cosa era successa. Così è venuta così e così gliel'ho detta, ok? E, per cui, ma in quel momento lì le dissi, anche: guarda, troverai anche un ragazzo dove lavori con cui ti sposerai molto presto avrai dei figli. Questa cosa è successa, proprio esattamente così. Da lì ho cominciato a dare per ogni sensazione un numero, proprio un numero per ogni sensazione che provavo. Eh, ho cominciato con i primi 22. E poi sono andata avanti ehm, e mi rispondono molto bene perché i numeri sono eh, sicuramente un punto d'aggancio a livello vibrazionale ed emozionale infatti tu hai detto una cosa molto giusta io faccio l'anamnesi energetica con la data di nascita perché ci sono dei numeri che sono molto importanti e fondamentali nella data di nascita di una persona per esempio te faccio proprio solo qualche esempio Um, se abbiamo un numero 13, sicuramente quella persona andrà a somatizzare molto nell'apparato scheletrico. Se abbiamo un numero 9, andrà a lavorare molto nella parte intestinale. E dato che la parte intestinale è una parte molto importante. Tant'è vero che i numeri 9 solitamente tendono ad essere un pochino più pignoli, un pochino più precisi, a lasciare andare poco il passato. Quindi Uh, sicuramente sono dei numeri particolari, sono delle persone con dei numeri, no, sono dei numeri che hanno la particolarità proprio di rimanere per tanto tempo. Per cui chi ha un numero 9, ma non è detto che ce l'abbia, perché potrebbe averlo anche nella somma di tutti i numeri, ha comunque delle situazioni che lo, lo seguono nel tempo. Premetto, io la chiamo numerologia sensitiva, perché? Perché cambia a seconda di come sta la persona. Quindi quello che dico, che ne so, magari oggi se la stessa persona viene dopo un mese, due mesi, tre mesi e ha fatto un percorso senza che io lo sappia, i numeri cambiano o cambia la risposta. Questa secondo me è una cosa molto bella. Ecco perché io faccio proprio l'anamnesi, perché vado a leggere l'energia di quella persona di quel momento, di quello che sta passando. In quel momento non in tutta la sua vita ok quindi questo diciamo che è il primo passaggio dopodiché che cosa vado a fare andiamo a fare proprio delle vere sedute perché perché è vero che l'anamnesi ti dice che cos'è diciamo che è un po' eh, il trovare tra virgolette la malattia ma sì. se poi non la curiamo che cosa ci interessa aver trovato comunque il problema anche lì è successo molto per caso. Io oh, mi sono diplomata appunto in pranoterapia, che cos'è la pranoterapia? La biopranoterapia, oggi la chiamano bio perché comunque arriva direttamente dalle persone, no? Quindi bio, siamo noi. Quindi è un'energia che scaturisce dalla persona. Allora, premetto che eh, non voglio né dire né sfatare. Io dico quello che riguarda me, ok? Io non prendo l'energia di nessuno e non do la mia energia. Ognuno si tiene la sua, perché secondo me è la cosa più giusta. Però Quindi non c'è il, il passaggio no. come nella fototerapia no. di energia. No, eh. nel mio caso no. Io vado a smuovere l'energia delle persone perché okay. l'energia che è bloccata crea grossissimi problemi, enormi problemi. Allora, ti spiego, vi spiego un attimino come nasce la malattia, così capiamo un attimino perché il mio modo di lavorare è questo. Okay? Allora, quando c'è un'emozione negativa, che può essere, le primarie sono i lutti, le separazioni, gli incidenti, quindi delle, dei traumi importanti, ma possono esserci anche quelli secondari, che ne so, un marito che comunque sia, ti tormenta. Un vicino di casa con cui non vai d'accordo, cioè, nel tempo questo può diventare forte stress e quindi diventa malattia perché la perdita di un lavoro, qualunque emozione negativa è una malattia perché non ci fa vivere bene. Questo è un dato di fatto. Quindi, che cosa succede? Che il momento. Allora parto, faccio un passo indietro, se non mi sì. capite, fatelo, fatelo sapere e io riprendo la sì. scena. Interagite con allora... noi anche. Sì, sì, assolutamente perché così riusciamo a capire un attimino meglio. È allora noi nasciamo, questa... eh? dico è, deve Scusa? essere interattiva questa. Dicevo, deve è, sì, essere perché interattiva perché se no assolutamente. Eh, ecco, sono, sì, sono di questo sì. parere. Allora certo. noi nasciamo con un polo positivo in testa e un polo negativo in piedi. Questa mm -hmm. è una polarità normale perché serve perché funzioni bene la circolazione energetica che è quella che. Fa muovere gli organi, quindi il cuore, il, le viscere, non siamo noi che le facciamo muovere, loro vanno per conto loro. Perché certo. ci sia una giusta circolazione sanguigna, il sangue scorre anche se noi non vogliamo, oppure la giusta circolazione linfatica. Sono le tre circolazioni che comunque questa polarità permette. Il nostro cervello emana delle frequenze che vengono lette con l'elettroencefalogramma. Se noi emaniamo delle frequenze positive e sono delle onde radio, quindi attireranno le stesse frequenze, noi attireremo frequenze positive. Quella ai piedi, che è negativa, scarica tutta la corrente elettromagnetica in eccesso a terra. Che cos'è la corrente elettromagnetica in eccesso? Vabbè, i tablet, ormai ci viviamo in mezzo alla corrente elettromagnetica, non è che dobbiamo spiegarla più di tanto. I cellulari, i tablet, ma ad un certo punto anche il continuo rimuginare diventa tossico. Il eh, come posso dire quando ci sono quando pensiamo sempre alla stessa cosa, quando ci sono pensieri negativi diventa tossicità. Quindi che cosa succede? Vengono scaricati e tutto funziona. Ma quando c'è un'emozione negativa, quella che vi ho spiegato prima, questa polarità cambia, si chiama proprio inversione di polarità. Quindi quella positiva in testa sarà negativa. Noi emaneremo sempre delle frequenze, ma saranno negative e attireranno eventi e situazioni negative. Ecco perché quando noi siamo tristi o pessimisti... Attiriamo persone tristi e pessimiste. Perché sì. comunque per il telefono, perché attiriamo le nostre stesse frequenze. Ci siamo okay. fino a qua? Certo. Okay. Quella ai piedi, anziché scaricare a terra, essendo positiva, scaricherà verso l'alto. Quindi sì. va a toccare gli organi. Il primo organo che trova è l'apparato urogenitale. Secondo la, la medicina tradizionale cinese, nell'apparato urogenitale risiede l'insicurezza e la paura. Quindi sono quelle persone che hanno paura di tutto. Tra l'altro, l'intestino e l'apparato urogenitale sono i primi vettori dell'ansia. Perché? Perché sono fortemente collegati con i polmoni. Quindi solitamente, se c'è stato un trauma a livello, cioè un blocco energetico a livello di reni, vescica o intestino, molto probabilmente si può trasformare in ansia. Ok. E nella parte eh, urogenitale, c'è la parte femminile. Quindi, tu con tutte le problematiche che si vengono a creare nella femminilità, certo. il piacersi poco, il. Uh, accettarsi poco, il non vedersi, tutto questo è nella parte urogenitale. Poi troviamo l'intestino, nell'intestino c'è tutto quello che noi amiamo. Che cosa vuol dire? Nell'intestino c'è la famiglia, amiamo sì? Amiamo, okay. quindi l'amore, la famiglia, i rapporti, il lavoro. Cioè l'intestino racchiude proprio tutte le nostre, i nostri sentimenti. D'altronde la vita nasce dall'intestino, nasce dalla pancia. Sì, Quindi è vero è che vero. poi comunichiamo col cuore, ma quello che racchiude tutto è proprio l'intestino, la pancia, chiamiamola così. Um, da cosa ci accorgiamo se abbiamo un blocco emozionale a livello di intestino? Vabbè, innanzitutto potremmo avere un problema fisico legato all'intestino quindi la sitichezza oppure che ne so, distenteria o il colon irritabile o comunque delle problematiche legate proprio all'intestino ma prima che venga creata la malattia si crea l'emozione nell'intestino nell che cosa c'è? c'è il trattenere non lasciare andare quindi il risentimento il rimuginare il ripensare delle cose che sono state non ci sono più, il continuamente pensare alle stesse cose. Quindi sono proprio quelle persone che non riescono a lasciare andare le situazioni. Non solo, si manifesta da metà testa a metà schiena, quindi orecchie, denti, cervicalgia, spalle, gomiti e mani. Ecco perché alle volte una forte cervicale non è un problema di schiena, è un problema di intestino. Quindi se vogliamo guarire da una cervicale dovremmo prima di tutto capire cos'è che ci sta facendo male e il lavoro è una relazione che non va in quel momento. Cioè dovremmo andare a cercare anche noi una risposta diversa perché dobbiamo andare alla causa, non al sintomo. Il sintomo è solo quello che dice al nostro corpo c'è qualcosa che non va. Sono chiara fino adesso? Sì, molto. Sì. Perfetto, benissimo. Il terzo step che possiamo trovare è lo stomaco. Nello stomaco, che cosa c'è? È una parte molto importante. Perché nello stomaco c'è la gioia o la non gioia di vivere. In altri termini viene chiamata depressione. Perché? Perché quando noi andiamo in depressione, la prima cosa che smettiamo di fare è nutrire il nostro corpo, nutrire la nostra energia. Non abbiamo più interesse in nulla, non nutriamo l'amore, non nutriamo nulla, non vogliamo più interessarci di nulla. Anche qui, da cosa lo capiamo? Allora, innanzitutto nello stomaco c'è il maschile, quindi andiamo a distruggere tra virgolette tutto ciò che è maschile, quindi la forza, la volontà, eh, la creatività. Quindi non abbiamo più voglia di fare nulla, non ci interessa niente, ci spegniamo, la nostra luce si spegne. Da cosa ce ne accorgiamo, oltre che dal problema, come vi dicevo, perché il problema potrebbe esserci sì, ma non è detto però si somatizza molto lo stomaco nella parte inferiore, quindi partiamo da metà schiena fino ai piedi. Per cui le anche, la sciatagia, le ginocchia, le caviglie, le gambe pesanti. Quando noi abbiamo un problema a livello di stomaco, i passi che facciamo sono incerti, quindi ci accorgiamo proprio che non riusciamo ad andare avanti. Per cui, se abbiamo male un ginocchio, anche lì chiediamoci: ho un problema col mio compagno, ho un problema con un figlio, ho un problema con un, con un marito, con un datore di lavoro, con una persona maschile, perché questo è quello che vi porta a iniziare questo processo di sofferenza. Dopodiché abbiamo i polmoni. Nei polmoni c'è che cosa? La tristezza e il pianto. Ecco, ecco perché quando siamo ansiosi abbiamo sempre questa voglia di piangere, si piange per nulla, si è tristi per nulla, non c'è più niente che ci faccia star bene. Come vi dicevo, queste parti sono completamente collegate una all'altra. Allora, vi faccio ancora ragionare su una cosa. Noi abbiamo, come vi dicevo, una circolazione equilibrata, no? Quindi che va bene. Ma se noi abbiamo un blocco emozionale che io chiamo cicatrice energetica, perché sì. si crea proprio una cicatrice, se noi ce l'abbiamo a livello di intestino, mettiamo sopra, sopra l'ombelico. Quindi guardatevi un attimino, mettete proprio le mani sopra l'ombelico. Allora okay. voi capirete, eh? Scusami, pensavo avessi aver detto no, qualcosa. Ok, okay, voi... okay vai, vai tranquilla. Ok, voi capirete che c'è un'iperenergia nella parte alta, quindi avremo battito accelerato, respirazione accelerata, mal di testa, non si dorme bene, ehm, abbiamo disturbi di stomaco, tutti questi disturbi. E sotto avremo invece un'ipoenergia. Quindi okay. avremo che cosa? Un intestino che funziona poco, un ciclo che funziona male male alle gambe, passi che non vanno avanti, ma ricordatevi che quello che funziona o non funziona in voi, funziona o non funziona anche nella vostra vita, perché se noi abbiamo un blocco a livello emozionale, a livello di um, urogenitale, quindi dove abbiamo un'insicurezza, eh, la vostra vita non sarà facile, perché in tutte le cose che voi farete... Avrete sempre paura, o avrete sempre bisogno di qualcuno che vi dà la spinta. Eh sì. Eh sì. In questo dentro io. In che modo? Allora, come ha detto Danila, io ho, mi sono diplomata in biopranoterapia e riflessologia olistica. Premetto che anche quello è stato un percorso molto particolare perché io ero arrivata in questo studio dove c'era questo macchinario che provava le facoltà e eh, l'avevo fatto con una mia amica ma non dico per gioco ma un po' per prova e, e sono risultata extra eccellente, non lo dico io, lo dicono i diplomi che ho, certo, certo. quindi che cosa è successo? Sono andata, a eh, questa scuola era la scuola del eh, dottor Muti, che era anche lui un sensitivo, un parapsicologo, Comunque di eccellenza e lui mi regalò un anno di scuola. Wow. Mi è piaciuta talmente tanto, sì, ma proprio tanto, tanto, che io, oltre a fare quei tre anni, ne ho fatti altri sei. Senti lì. Ma in tre anni. Quindi io per tre anni, tutti i venerdì, tutti i sabati, tre domeniche, da settembre a giugno, sono andata a Milano a scuola. Sì. Sì. E sì. sono stata contentissima perché ho imparato tantissime cose. Cioè, il mondo dell'energia è veramente un mondo fantastico, perché ti racconta quello che sei, ti racconta quello che ti succede, perché ti succede. Una cosa che purtroppo spesso non sappiamo, cioè, noi ci siamo abituati a curare il sintomo e non la causa, perché ci hanno insegnato questo. Proprio in questi giorni, tra l'altro. Uh, andrò a farla docente in università proprio per insegnare la medicina energetica perché è una branca che sta entrando un po' nella, nella conoscenza di tutti noi. Ormai anche noi vogliamo, se prima volevamo guarire solo nel fisico, oggi vogliamo star bene anche nelle emozioni perché questo vuol dire guarigione a 360 gradi. Perché dobbiamo guarire in tutte le nostre parti, non solo in una o nell'altra, altrimenti ci sarà sempre uno squilibrio, ci sarà sempre una parte che non ci fa stare bene. Vi dicevo in che cosa subentro io, perché nel ho imparato, e vi dico perché ho imparato, perché è un metodo che mi è arrivato. Allora, premetto che io sono continuamente collegata col mondo spirituale e che ringrazio tutti i giorni, veramente tutti i giorni, perché mi hanno formata tantissimo. Io non mi chiedete perché, non mi chiedete per come, ma sicuramente loro mi hanno dato una grandissima mano. E quindi che cosa si va a fare con questo trattamento? Perché vi dicevo che io non do e non prendo. Innanzitutto perché sono del parere che per dare la tua energia devi essere una persona completamente perfetta. Ok? Vabbè, allora io non fumo, non bevo, ehm, sono vegetariana, ho uno stile di vita vivo in mezzo alla campagna, amo moltissimo gli animali, quindi ho una vita un pochettino, diciamo, sana per quello che mi riguarda. Ma questo non vuol dire che io non abbia delle emozioni alle volte comunque pesanti, magari sono arrabbiata e in quel momento vado a trattare qualcuno. Ecco. Non credo che sia una bella cosa, io non credo oppure um, potrebbero esserci delle problematiche su altri piani che potrebbero andarsi a, a disturbare. Quindi, dato che quello che noi dobbiamo fare è togliere il blocco emozionale, quindi il blocco energetico, per cui questa grossa cicatrice che ci impedisce di stare bene, il momento che io metto in movimento la vostra energia, e lei comincia a fluire in tutto il corpo, è un po' come, prendiamo un motore, un motore arrugginito, dove l'olio sta tutto da una parte. Quindi mm. noi cosa avremo? Avremo una parte che funziona con tanto olio, quindi sarà grassa, sarà troppo umida, e una parte completamente a secco, dove grippa, dove tocca, dove comunque raschia. Secondo voi può funzionare bene quel motore? non credo ma se noi quell'olio lo cominciamo a distribuire in tutto quanto il motore magari sarà vecchio sarà arrugginito ma quel motore ricomincerà a funzionare bene e questo è quello che dovete fare voi quindi quando la persona viene qui e si corica su quel lettino quello che succede è proprio quello ma la cosa bellissima io lo chiamo un po' il miracolo, è che riportando l'energia, riportando il fluire dell'energia, vengono stimolate le endorfine, che è questo ormone del buon umore, della pace, della serenità. Quindi ritroviamo di nuovo una pace che avevamo dimenticato. E io credo che questa sia la cosa più bella. Guarda, io. Ho fatto questo trattamento 27 anni fa io vivo di rendita ancora oggi perché quell'amore quella pace io non l'ho mai più persa e chi mi conosce lo sa benissimo perché quello che io amo è proprio portare le persone a ritornare a essere felici è la cosa che veramente mi sta più a cuore perché poi la felicità la serenità ti porta ad affrontare la vita in un modo completamente diverso. È ovvio, ovvio. Assolutamente. Anche perché le sofferenze, eh, se specialmente non riusciamo a lasciarle andare, anzi purtroppo alle volte ci nutriamo di sofferenza, ma perché poi la mente comincia a lavorare in maniera strana e non conosce più nessun'altra realtà. E invece c'è, c'è ed è sì. molto molto bella. Eh certo, lo scopo, diciamo, è questo qua, quello di rendere serenità e, e pace alle persone. Poi sai, felicità è una parola che viene coniugata, diciamo, ognuno conosce la sua propria felicità, ma la serenità e la pace, sì. Ecco, una domanda, ma tu eh, come riesci Tutto. a? a captare, a cogliere, ehm, diciamo, all'interno della seduta. Ehm, cioè, come funziona nel, nel pratico? Cioè, riesci a sentire dove c'è il blocco energetico? Eh, oppure riesci a sentire dove c'è qualcosa, che intorno alla persona c'è qualcosa che non va? Eh, grazie alla tua sensibilità, diciamo, la tua sensitività, ecco, diciamo così. Com'è che riesci a percepire che questa persona ha, eh, diciamo, da qualche parte... Allora, questo eh, assolutamente sì, è normale, no? Perché... Allora, vabbè, innanzitutto la persona la si sente come arriva, ma non solo come arriva, è proprio un'emozione che manda, un'energia un che manda, perché io la sento anche quando faccio le consulenze telefoniche, quindi la persona di fronte non ce l'ho. Però ti dico, il fatto della data di nascita, come loro mi danno la data di nascita, io vado in sensitività. Ecco. E quindi viene tutto in automatico, come se mi, mi si accendesse il televisore e okay. io cominciassi a dire quello che quella persona ha passato e quello che sta passando. Quindi poi ovviamente parlando si aprono un sacco di canali, perché tu lo sai, le energie delle persone parlano. Cioè io dico okay. sempre che noi siamo... Esseri che comunichiamo anche telepaticamente perché noi comunichiamo attraverso i gesti, attraverso lo sguardo, attraverso un sacco di cose, non è che comunichiamo solo verbalmente. Io, alle volte, faccio eh, il gioco: diciamo, quando vado al ristorante, mi guardo un po' intorno e vedi se una persona è tranquilla, se una persona è nervosa, saluta come mangia. Se è una persona che gli piace stare in compagnia perché magari si guarda intorno e sorride, come faccio io, perché io sorrido a tutti. Oppure certo. se è una persona che eh, è chiusa lì col telefonino perché non vuole assolutamente che nessuno entri nella sua sfera. Quindi noi continuamente comunichiamo, la nostra, il nostro corpo, la nostra energia comunica continuamente. Okay. Proprio continuamente. Ma io ti dico che chiedo la data di nascita proprio perché mi si accende, altrimenti ogni sensitivo quando va in giro sentirebbe tutto di tutti. E credimi che non è niente di bello, cioè non è una cosa che eh, interessa a nessuno fare perché nell'energia ci devi entrare il momento che la persona ti chiede di entrarti non eh. quando a te interessa eh. entrare, proprio per una questione di rispetto. Eh, certo, certo, queste okay. certo. Devi, devi aprire la porta per farle entrare in tutti i modi, non solo in questo campo, qui, ma in, tutti, in tutto quello che riguarda la bravissima, bravissima superiori, come si dice per tutto quello che riguarda la, la sensibilità e la sensitività delle persone, devi chiedere il permesso, di, cioè la persona deve darti il permesso di entrare senza nemmeno starla a chiedere, tu ecco, in questo senso. Eh, per esempio, facciamo un esempio: cioè, assolutamente hm, dicendo, brava, che ci dice: ho oh, il dolore alla pianta del piede destro, cioè, da, da, rispetto a quello. Ehm, ah, non ti ho sentito, scusa. Quello, dicevo, l, l, stai leggendo qua sotto, riesci a vederlo dal telefono? No. Te lo leggo io la domanda. Dolore, eh, ho il dolore alla pianta del piede destro. Cosa può significare, diciamo, rispetto a quello che... Il uh, al... dolore alla pianta del piede oh. destro, sì, Gabriella, sì. sì. Sì, Gabriella di Bartolomeo. Mi senti? Ecco, allora Gabriella, proprio quello che ti dicevo prima, bisogna... Sì, Gabriele Di Bartolomeo, <coughs> devi proprio andare a vedere un attimino. Uh, vede, a me servirebbe la data di nascita, se lei ha voglia Beh, di darmela. Eh, bisogna chiedere. Perché è legata sicuramente a una situazione del passato, perché non è una cosa che è successa da adesso, è già da un po' che c'è questo certo. problema. Perché io certo. richiamazione la sento proprio in maniera abbastanza importante, quindi certo. non può essere una cosa che è successa ieri, e, allora, sicuramente. È legata ha... a un fattore, eh, dimmi. ti ha appena dato la data di nascita 26 maggio 1975. Bonilla, non ti sento più. Uh, voi tutti mi sentite voi? Io. Ah, yeah. Attenzione. Rosanna è sparita. Aspettiamo che riprenda il collegamento. E vediamo ecco me mi sentite mm, spero di sì spero di sì dite di sì aspetta che ora mi sento anch'io sì sì ecco io mi sento bene ok allora aspettiamo che rosanna rientri deve aver pigiato uh, qualche bottone che non va e eccola mm. rosanna non so Mi che è successo, ora? eccomi qua. Mi senti sì, adesso ti bene? Ti sento, okay, sei cara. andata via. No, 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 eh. <ride> ti sento benissimo. Sì, ok. Allora, dicevamo. Ti chiedo di una... scusa, ma. No, figurati, figura sono cose che accadono. La diretta è così. La diretta eh. è così. Eh sì, eh sì. Allora, no, ehm, ritorniamo a dove eravamo rimasti. Allora, c'è eh, la. Allora, la... quando è nata la ragazza? La Gabriella eh, è nata, aspetta che era qua giù. Aspetta che te lo dico un attimo solo. Gabriella. Si chiama, si chiama Gabriella, sì. Allora, il 26 maggio 1975. Così facciamo proprio un caso pratico, se sei d'accordo, Gabriella. Eh? Cioè... Mi senti? mi senti non mi sente rosanna mi senti allora il 26 maggio 26 maggio 1975 eh, male 26 maggio 1975 sì ti sento sì tu non del 75 allora. Allora. aspettiamo un attimo perché mi sa innanzitutto che... lei è una persona comunque molto legata alla famiglia molto legata agli affetti quando si affeziona a qualcuno è una persona che sente molto queste cose quindi mi senti? sì sì mi stai sì. sentendo? sì ok non si sente si sente ah, okay. molto bene per cui eh... si sì, sì, perfetto. Per cui è una persona che sicuramente vive molto i sentimenti anche quelli di amicizia. Nel senso che lei, quando si affeziona a qualcuno, si affeziona a qualcuno in maniera veramente importante. Ok, è una persona che cerca l'equilibrio, ma probabilmente in questo momento questo equilibrio non sta arrivando. Tant'è vero che mi dà proprio un 4 quindi che è legata allo stomaco, non mi chiedete da cosa arriva perché poi diventa troppo lunga, però mi dai un 4, quindi arriva dal, eh, proprio dallo stomaco, quindi ha delle situazioni che lei patisce proprio, cioè nel senso che innanzitutto non sopporta i torti, cioè lei ne fa proprio una battaglia per conto suo e eh, essendo una persona che cerca molto l'equilibrio, quando si squilibria lei patisce molto, ma proprio tanto, ecco perché ha questo problema al piede. Sicuramente c'è una forte infiammazione ed è da vedere, perché eh, probabilmente ci sono stati dei passi che lei doveva fare e che non è riuscita a fare come doveva. Come doveva. Quindi questa cosa si è un po' bloccata, anche se ripartirà. Perché con questo 7 che mi dice che lei somatizza già molto nel, dalla bassa schiena alle gambe. Quindi potrebbe già essere proprio un suo problema di somatizzazione che lo metterà a posto, ma ci va ancora del tempo. Non è così immediata. A me farebbe piacere se Gabriella ci dicesse se ci si vede in questa lettura oppure no. Ma solo per capire se... Vediamo intanto, dobbiamo tenere e continuare. Vediamo un po'. Intanto ha scritto certo, però eh, aspettiamo, ha scritto prima. Aspettiamo se ci dà poi una conferma di, 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 ciò che detto, di ciò che le hai detto. Ecco, questo è più o meno di me. La Gabriella dice abito all'estero e questo eh, va bene, eh, va molto bene. Eh, però dicevo, hai sentito ciò che ti ha detto... Eh... Che ha detto se non è un problema. Non riesco a capire. Um, se hai capito, Gabriella, cosa ti ha appena detto Rosanna, eh, lei voleva. Rosanna voleva eh, sapere se c'è un riscontro, eh, diciamo, in ciò che ti ha detto, um, non ti ha detto di venire in Italia. <ride> Assolutamente tutto tutto. Eccola bene, grazie. Perfetto, grazie. Grazie, grazie, grazie Gabriella e bene quindi ecco ora abbiamo capito anche diciamo come funziona eh, diciamo questa lettura quindi ci sono praticamente dei numeri che a te ti fanno venire eh, diciamo determinate sensazioni determinate cose oppure i numeri hanno un suo significato no allora i numeri io do un significato ai numeri sicuramente ma dove sono messi mi fanno andare una direzione o in un'altra quindi perché la chiamo anamnesi energetica? perché è proprio attraverso i numeri che io riesco a collegarmi al problema della persona tant'è vero, grazie a te Gabriella tant'è vero che adesso l'abbiamo fatta al telefono io neanche so che viso ha la signora Gabriella eppure è, è pure venuto con, facilmente, con semplicità ma sicuramente se lei non andrà a trattare lo stomaco a questo punto le dirai addirittura di fare una dieta un po' particolare, leggera magari per un po' di giorni, senza carne senza latticini, perché questo va a sfiammare o oh, altrimenti di farsi vedere perché altrimenti cioè continuiamo come dicevo a trattare il piede e il problema non è il piede eh. quindi se noi trattiamo quel piede e quel piede guarisce con un medicinale sicuramente quel disagio fra un mese, fra sei mesi, fra un anno si manifesterà da qualche altra parte ecco. perché il disagio il corpo non l'ha superato, non l'ha risolto. Ecco. Allora, certo. abbiamo, abbiamo, ringraziamo tantissimo eh, Gabriella. Eh, di averci dato diciamo, i suoi dati anche ora se c'è qualcuno che lo vuole fare, e intanto c'è già una persona. Eh, c'è una persona Facebook User non ha dato la sua eh, privacy a, a stringarsi. Quindi, la signora, eh, diciamo, non diciamo il nome della signora, anche se io lo vedo qua, mm. non eh, importa. Perfetto, allora dice ho dolore a tutti e due i piedi eh, ed è nata l'11 maggio 1970, ho difficoltà anche a camminare. Certo, mi è una data molto particolare perché lei ha una rigidità fisica da un bel po' di tempo, cioè nel senso che c'è proprio una rigidità anche un po' mentale comunque, quindi questa signora oh, avrà fatto un lavoro a suo tempo dove aveva delle forti responsabilità perché ha un numero uno all'inizio che le porta veramente un po' di, um, di rigidità, in più ha una, un numero di sofferenza, quindi è successo qualche cosa che l'ha portata a patire molto. Io quello che sento in questo momento è veramente una forte sofferenza, dove lei poi ha cercato un equilibrio che ancora però non ha trovato, perché io ancora lo sento nel presente ha questa difficoltà a camminare, ma perché si sta ancora trascinando un problema del passato. Uh, questo purtroppo mi dispiace dirlo, però non è ancora uscita e anche questa cosa sicuramente non la sta aiutando. Qui certo che c'entra lo stomaco, ma c'entra soprattutto il cuore. Non il cuore come organo, ma il cuore come sentimento. Ho capito ok, senti che bellezza. Allora vediamo un po' se la signora eh, di prima ci risponde qualcosa. No, però nel frattempo abbiamo, abbiamo altri. Aspetta un attimo, eh? Intanto eh, avevamo lì... detto che non facevamo questo, poi vediamo. Eh, ma che vedi, vedi ma lo chiedono se lo chiedono, che si fa che si fa come si fa? Come si fa? Cioè noi, io eh, chiaro per privacy. Eh, è chiaro, io no, non voglio che la gente dia, eh, diciamo, eh, le date di nascita, eh, assolutamente. Però, se lo fanno di loro sponta, eh, mi pare una cosa più che. Più che Poi, è bello questa cosa che hai detto: cioè, delle, delle quello le che le io le... voglio precisare, che io non faccio numerologia, va bene tanto meno per andarti a giocare al lotto, assolutamente. Eh, ma neanche per dire troverò il fidanzato, troverò il lavoro eh. che per carità ci sta anche perché i numeri rispondono, comunque tu lo sai. Quindi, ma vado a farlo proprio. Io tratto soprattutto la parte fisica e emozionale. Quindi parliamo proprio di malesseri, di tristezza, di, di malesseri ecco. Parliamo proprio di malesseri Abbiamo tu, 15 agosto. Del 1962 dolore a schiena e ginocchia. Certo, allora qui c'è stato un forte disordine nella prima parte della vita di questa signora, con delle grandi problematiche. Eh, credo che ci sia stata anche un po'. Vabbè, andiamo oltre, questo è meglio. Poi, anche lei è molto legata alla famiglia. Una persona comunque allegra, una persona che ha sempre avuto voglia di sorridere, Ma adesso questo sorriso era abbastanza aperto. Sicuramente questo dolore alla schiena, signora, però lei ce l'ha già da un bel po' perché il ginocchio è la causa del mal alla schiena. Cioè, lei ha una postura completamente sbagliata da un sacco di tempo, non da adesso, proprio da un sacco di tempo. In più, questo mal di schiena è un mal di schiena che ormai non la sta più abbandonando da un sacco di tempo perché io sento dolore proprio diffuso, ma il ginocchio proprio perché lei sta mettendo male le gambe. Quindi eh, io cosa posso dirti tesoro? Io queste situazioni qua eh, ti posso dire, le posso aiutare se le vedo, se le tratto, così non saprei neanche cosa dire, cosa fare, perché io quello che vi chiedo è che se conoscete qualcuno che fa trattamenti energetici, fateli. Fidatevi, ma fateli, perché sicuramente vi aiutano, perché lei, per esempio, è una persona con questo 15 che trattiene tantissimo le situazioni del passato, quindi lei sta bruciando della sua stessa energia, perché non la sta, non la sta scaricando, comincia a camminare scalza, adesso fa freddo, ecco, una cosa che dovremmo fare un po' di più è proprio quello di camminare scalzi, ma non in casa non sul pavimento. Noi dobbiamo fare contatto con madre terra, perché è proprio la terra che prende, che scarica le nostre energie. Il pavimento non lo fa. Purtroppo oggi più nessuno cammina scalzo. Io mi ricordo noi andavamo addirittura a giocare nei prati scalzi, Come no? oggi, no. oppure nei torrenti. Oggi si va scalzi solo quando si va al mare una volta all'anno, ma se prendiamo un po' questa abitudine... Sicuramente staremo tutti meglio, ve lo posso assicurare. E anche lei, signora, sicuramente le aiuterà parecchio. Faccia comunque dei bagni di acqua e sale, che scaricano molto la tensione nervosa. Perché lei ne ha mille, non a 500, le ha a mille. Carissima. Andiamo mm. oltre. Andiamo oltre. Allora, intanto mi stanno eh, prendendo... poi delle cose. Eh, mi stanno Bene. chiedendo, scusa Rosanna, eh, come fanno a contattarti? Ora, eh, vo vorrei che tu spiegassi te, eh, che tu hai due studi, dove li hai, se è possibile contattarti in qualche maniera, cioè i nostri, i nostri ascoltatori sono molto interessati a questo, è già il secondo o terzo che, me lo, che lo vedo passare questa domanda. È possibile allora, contattarti? Allora, sì, come dicevo, io sono assolutamente sì, anzi sono contentissima, in quanto a me piace proprio. Io amo proprio questo, io amo svisceratamente questo. Ho uno studio a Marena in provincia di Cunea e ho uno studio a Torino, aperto da pochissimo, perché avevo uno studio a Roma che ho chiuso perché mi, mi portava via veramente tantissimo tempo nel viaggio tra andare, venire, stare. Per cui um, ho appunto questo l'ho aperto il mese di novembre a Torino e mi piace molto quindi sono due giorni a settimana a Torino vi lascerò poi il numero di telefono quindi se vorrete puoi chiamarmi se non vi rispondo perché quando faccio i trattamenti non ho il telefono vicino richiamo o piuttosto mandatemi un messaggio su whatsapp io comunque sia in breve tempo vi rispondo vi prego solo non mi mandate le date di nascita chiedendomi mille cose perché tutto quel tempo io purtroppo non ce l'ho Purtroppo, piuttosto ci sentiamo, lo facciamo dal vivo. Non dico che dovete per forza venire in studio, ma lo facciamo dal vivo, perché voi mi date una data, io vi rispondo, poi voi mi richiedete delle cose portiamo via un sacco di tempo no, che purtroppo io non... Certamente, ho... certamente che sì, certamente che sì. E comunque, ehm, diciamo, eh, se vuoi, Rosanna, eh, se vuoi puoi darci dopo la fine della trasmissione il consenso a, a dare il, i tuoi contatti e poi noi le trasmettiamo a loro, a quelli, signore, che hanno chiesto, diciamo, il contatto, eccetera. Assolutamente sì. Cioè, Ok, allora eh, a parte questo, la signora di prima, quindi il 15 agosto del 1962, ti posso dire che ha risposto tutto vero, molto dolore legato alla famiglia, anche molti sforzi fisici. Quindi, ehm, sì, ecco, è stata, è stata colta anche questo. Allora vediamo un po': abbiamo. Che no, ah, aspetta un attimo, io ho qui. Eh, Angela. Mi dice Angela, Angela. Mm. Sì. Si chiama Angela ed è del 58: il 19 d'agosto. Tutti d'agosto? No, qualcuno di giugno era ah. Vabbè. 19 agosto del 1958, c'è un uno anche qui. Bello bello. Ma lei ha un problema? Vuole sapere qualcosa? Così? in uh, generale in generale, generale. Se... aspetta che io vedo di qua chi è e vediamo se ci dà una risposta adesso in diretta non vedo C -c 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 aspettami eh. uh, chi è An... eccola qui Angela io qua sono. 19 agosto del 58 No, non c'è, non dice no, non dice altro. Questa e signora... allora andiamo oltre, sai perché si entra troppo nel personale. Eh sì, um, vediamo un pochino. E quindi entrando troppo nel personale preferisco di no. Qui abbiamo la nostra Linda Pozza, 31 oh, agosto, <ride> tutti d'agosto, 31 agosto del agosto. 71. la Linda. <ride> Linda Pozza, lei ha rilasciato mm. il nome, vedi? Ok. Linda Pozza, però ci dice solo questo, la Linda. Anche la Linda. No. Perché già vedo delle cose, ma non le possiamo dire quello che vedo. Ai, 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 cara Linda, se non ci dici... E invece abbiamo... Aspetta un po', eh? Perdonami, ma eh, sarebbe importante sapere come si fa a prendere appuntamento, vedi? Eh, tutto vero, molto dolore. Questa era la signora di prima, dolore da diversi giorni dietro. Allora, abbiamo la Gina. Vediamo un po' la Gina. Un dolore da diversi giorni dietro il ginocchio, 18 giugno 62. Allora, vabbè, la Gina ha una data di nascita molto particolare. Innanzitutto, una persona che... Tende a trattenere, eh, no, trattenere no, però dice le cose quando vuole, a chi vuole. Lei parla di tutto, ma le sue cose è un tipo piuttosto riservato, ok? Ha passato sicuramente un periodo difficile, lo sta ancora un pochino passando. C'è una situazione legata a un po' a un abbandono, quindi alla paura dell'abbandono, alla paura di perdere gli affetti. Ed è questo che ti crea problematiche al ginocchio perché ma non solo questo perché qua vedo che c'è anche un problema legato a una donna di famiglia che potrebbe essere una mamma una figlia non lo so una donna di famiglia e sicuramente questa queste problematiche legate insieme perché sei una persona legata alla famiglia molto ti creano questa situazione um, allora 18 6 14, 15, 23, 3, 2, 5. Ok, allora devi sicuramente in questo momento lasciare andare un po' di cose. Eh, hai troppe cose del passato che ti stai trascinando e che stai cercando di risolvere tu al posto degli altri. Cioè ti stai prendendo tu le problematiche degli altri. Lasciane andare qualcuna. Sicuramente migliorerai molto, non solo a parte il ginocchio, ma anche altre problematiche che comunque ci sono. Ok, okay. Uh, vediamo un po'. Abbiamo Paola che dice: Dolore alla sciatica spesso, 9 gennaio 1961. Eh, certo, perché la, la Paola deve risolvere ancora una cosa, ma è una cosa che secondo me non è tanto del passato quanto un po' del presente, e sicuramente questa cosa ti sta facendo male. Innanzitutto, se una persona che Precisa pignola, quindi poi tu lavori molto sull'intestino. Quindi bisogna valutare se a livello intestinale eh, c'è qualche cosa che non va tanto bene. Questo non vuol dire una malattia, questo vuol dire un disagio intestinale, perché poi tu sei una persona pignola, ma sei anche molto responsabile. Quindi sei una persona che cerca, fa le cose veramente un po' strutturata, posso dire un po' militaresca. No? Quindi, Uh, deve avere un po' il controllo delle cose, le cose devono essere fatte in un certo modo, quindi sicuramente questa rigidità ti porta a a patire e poi quello che invece da un'altra parte che probabilmente non è il lavoro o la vita di tutti i giorni, c'è una parte dove invece non sei assolutamente così rigida, anzi è la parte dove somatizzi di più, che credo che siano i sentimenti, perché è la parte che ti rende più debole ed è per questo che poi la tua non accettazione inconscia ti porta a questo dolore perché la tua sciatica è una sciatica che già hai avuto in passato ogni tanto si fa sentire tu hai dei dolorini che sono ricorrenti vanno è un po' quello che dicevo prima quindi tu la tratti lei passa e poi però si forma qualcos'altro perché io ti sento comunque con delle situazioni che ogni tanto si presentano devi cercare di Um, risolvere un po' di più proprio la parte sentimentale perché quella che ti fa non ti lascia tranquilla non ti dà serenità ok benissimo grazie Poi, ragazze io vi vedo così quindi io vi dico quello che mi arriva mi auguro di cuore che sia così o se non è così uh, fatemelo sapere perché purtroppo eh, questo è io non, non vi vedo. Ho uno schermo davanti, vedo solo il mio viso e quello di Danila. Quindi, eh, ah, c'è questa signora eh, dell'82, dell eccola qua. Eh, se è possibile avere un consiglio, ecco però. Come diceva prima la, la Rosanna, diciamo, è generica. È questa cosa bisogna che fate per conto vostro fra di voi ecco eventualmente mm. eccetera ehm, vediamo vediamo un po vediamo un po una cosa perché ehm, dice una signora ti faccio leggere questo come si fa quando la data di nascita è uguale perché gemelle <ride> allora ah, ah, bravissima Pensa che quando sono andata in un convegno a Como, mi sì. hanno fatto proprio questo scherzo, mi hanno messo due gemelle. Allora, innanzitutto, anche lì mi serve solo per partire, quindi la prima che parla gli faccio la lettura, e poi quella dopo solitamente le cose non vengono uguali. Ma se dovessero venire troppo uguali, chiedo l'ora. Quindi io do una, un cambio comunque alla data di nascita o altrimenti chiedo un numero, ma sicuramente la lettura viene fatta. E quello che vi dicevo prima, la data di nascita, per esempio, le cose che ho detto oggi alle persone che ho dato giù il telefono, a cui ho fatto la lettura, magari se mi chiamano tra 15 giorni, la lettura sarà tutta diversa, perché magari quel problema l'hanno risolto. Ok? Quindi... Eh, e' per questo che vi dico che non è così scontata. Io la chiamo sensitiva proprio perché arriva nel momento in cui voi ci siete. Okay. No, rimane sempre quella. Ok. La data sì, la lettura no, certo, eh, ce ne sono molte che chiedono, eh, questa eh, Immagino. È la graziella eh, tu ci sono fibromialgica 7 agosto 54 eh, e certo. questa è una data molto particolare che mi porta davvero a una grande sofferenza un grande disordine cioè ehm, qui c'è proprio il creare la malattia ok questa malattia è stata proprio creata da lei per una situazione che è stata negli anni tant'è vero che mi dà che cosa solitudine è una persona che comunque si è sentita molto sola per un sacco di tempo a oggi ti dico che è sicuramente è una cosa lenta molto lenta e molto dolorosa perché io sento bruciare sento veramente dei dolori molto forti non continui ma li sento molto forti però ti posso assicurare che con pazienza, ne hai avuta già tanta, perché questa cosa c'è già da un po' e ne dovrei avere ancora, ma sicuramente questa malattia, chiamiamola così, perché la fibromialgia purtroppo è una malattia, eh, andrà veramente a migliorare, proprio a migliorare, però devi darti ancora del tempo, non è adesso. Eh. E poi tu hai una parte maschile molto forte, quindi sei un, cioè, sei un guerriero già di tuo, per cui... Vai tranquilla. Grande, grande Graziella. Allora, eh, sì, qua c'è un'altra data, ma ti volevo far leggere prima questa cosa. Buonasera, ma la sua numerologia si basa solo sulla data di nascita o anche sul ruolo dei numeri in generale? Per esempio, numeri ricorrenti, doppi, tripli, eccetera? No, solo sulla data di nascita. Poi io i numeri li uso in qualsiasi altro modo, però assolutamente non... Um, ecco io non me ne intendo assolutamente di numerologia come non mi intendo di sogni cioè non, alle volte cosa vogliono dire i numeri doppi io non lo so so che sono uh, determinate persone li associano a determinate situazioni io l'associo a quello che è in quel momento non riesco a dargli nessun'altra direzione nessun altro risvolto perché come vi dicevo io non ho studiato i numeri a me sono arrivati e io così li uso li ho sempre usati così continuo a usarli così Allora ti faccio vedere queste delle gemelle vero vero grazie mille noi siamo nate ad un quarto d'ora di distanza l'una dall'altra ma siamo molto diverse Mista quella delle gemelle invece la Graziella ti ringrazia e eh, dice mi sono emozionata che carina, eh, grazie. sei sì, sì, una persona deliziosa. Dolce, dolcissima. Ok, uh, user Facebook, fammi vedere chi è. Aspetta, no, questa è quella di prima. Quella di prima, Volevo sì? Uh, sono ti dico, sono andiamo avanti fino a quando vuoi tu. Allora <ride> la notte non ho un problema per me vegliare, ecco la veglia per me è normale allora, senti cara, ti dico che, così guardo chi è che te lo dice uh, eccola qua, 29 settembre del 64 con problemi d'ansia allora tesoro come ho spiegato prima, se ti sei messa in collegamento all'inizio io ho detto che il numero 9 è legato all'intestino, ti ricordi? e L'intestino è legato ai polmoni, quindi dal, dall'intestino e dall'apparato urogenitale è molto, molto facile che ci sia l'ansia. E tu di nove ne hai addirittura due. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che hai già una predisposizione. Sicuramente, quando succede qualche cosa, il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente rimuginano su quello, fanno fatica a lasciarlo andare. Quindi. Ecco perché poi questo 64 che ti porta un po' di instabilità, un po' di alti e bassi, per cui sicuramente amore dovresti tenere pulito quell'intestino, risolveresti davvero molte problematiche, quindi cambia un po' l'alimentazione per un po'. Lo so che non è bello perché a me quando io dico per esempio a qualcuno per un po' togli la carne, togli i formaggi, togli i cereali, mi dicono è che devo mangiare. Un sacco di roba, ci sono i legumi, ci sono le verdure, c'è la frutta, però sicuramente fare dei periodi detox, secondo me, è veramente due, specialmente per chi soffre d'ampia. Quindi comincia, prova, poi al ci sentiamo e mi dirai qualcosa, va bene, cara? Eh sì, 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 sì. Hai risposto. Ti dice, ti dice grazie, eh, Gabriella: Deve essere meraviglioso, potrai aiutare tante persone come fa lei. E questo diciamo che è un po' il fulcro intorno al sì. quale gira tutto l'universo. Non solo della Rosanna, ma anche di altre persone, no? Rosanna, certo, tu... certo. Ma perché eh. poi questa è la cosa più bella, secondo me, quello che dicevo prima, no? Il fatto di vedere le persone poi. Felici, guarda io tantissime, ehm, quando ti fanno le testimonianze, ogni tanto me le vado a leggere, quando vado a fare i convegni le porto e sono bellissime perché tutte quante ti dicono: Io provo pace, quella pace che non riuscivano più a trovare, a provare, a sentire. E per me, questo è come se non lo so, mi facessero una dichiarazione d'amore ogni volta. Eh sì, bellissimo, bellissimo, Bello sì. Bello sì. eh, certo. Facciamo un escursus, un piccolo escursus, eh, Bla bla bla. Eh, questa è la Graziella, questa qua è possibile? Avere... Eh, no, questa qui avevamo detto di no. Eh, entrare... Niente, adesso ti dico, non ne vedo altre io. Uh, cose, meno male all'inizio della, della quando ci siamo parlate io e te Rosanna abbiamo detto ma cerchiamo di non uh, brava, fare questo di non fare questo se questo lo, lo, che è, è ciò che viene richiesto cioè perché no cioè, è una cosa Bella, ti, ti poi insomma persone come te che aiutano così tante persone. Poi non credo che sia una cosa anche molto, molto così facile e, e, e scorrevole. cioè Devi saltare da un posto a un altro, e eh, poi ti occupi insomma di tante cose. Ecco anche il sito che hai, anzi, rammentacelo: te tu hai un, un tuo prof... non profilo Facebook, c'è cioè proprio un gruppo Facebook che si chiama. Sì, energia in armonia. L'ho ecco. chiamata energia in armonia. Tu pensa, l'ho fatto quando è nato quando c'era il periodo di covid, perché io non ho mai fatto nessuna diretta. E poi le persone si sentivano molto sole, molto trascurate, molto lasciate andare. Quindi ho cominciato a fare uh, questi dirette dove spiegavamo, dove spiegavo, ma anche con altre persone. Comunque è stato molto carino perché spiegavamo proprio che cos'era la medicina energetica, che cos'era la sensitività, perché tantissime persone non lo sanno, cioè è un mondo, è vero che oggi è molto conosciuto, ma è ancora molto sconosciuto, ti posso assicurare, c'è tantissima ignoranza, c'è tantissima confusione, questo te lo posso, guarda, proprio in questo periodo io sono entrata a far parte eh, di un gruppo di imprenditori, e la parola sensitiva ha spaventato tutti perché ah, ci certo. aspettavano certo. <ride> tutti la certo. persona certo. che sai che facesse le cose più strane che ne uh. che, so, che facesse le sedute spiritiche ah, eh, poi, che poi ovviamente conoscendomi questa certo. cosa è passata ma ti posso assicurare che quando sono entrata mi hanno guardato tutti come per dire mo questa che vuole questa che sarà venuta a fare, cioè, quindi c'è ancora tanta ignoranza purtroppo, tanta confusione. E quindi eh, siamo cresciuti in frettissima perché ti dico che in tre anni siamo eh, quasi a 2000, a 2000 persone, 2000 membri. Ma ti dico perché è cresciuto tantissimo? Per quanto io lo faccia, perché non ho il tempo, occupandomi di tanta gente. Io non ho il tempo di fare più le dirette, quando le faccio infatti diventa così. Tu vai avanti un'ora, un'ora e mezza, perché dato che interagisci proprio con la loro problematica, eh, non ti lasciano andare. Cioè, hai capito? Quindi questa cosa, per cui si chiama proprio energia in armonia. C'è la foto, anzi il quadro del mio lupone che è morto, quindi è quella col lupo. Hai ah, il cane quello che ti è... proprio un po' di tutto? È il tuo? È il, tuo? Sì, è il mio. È il mio amore. Tu pensa ah, amore. che questo quadro me l'ha fatto un allora? Io faccio due volte all'anno dei corsi di numerologia sensitiva. e Lui arrivava da Milano, non mi aveva mai visto e mi ha fatto questo quadro bellissimo perché aveva visto una foto del mio lupo. Amore. Um, Un'altra cosa molto bella che succede, ecco, questo mi succede da marzo, tutte le mattine io quando mi sveglio ho le voci in testa che mi danno delle frasi e fino a quando io non le scrivo le, le, le voci non smettono di esserci. Poi come le ho scritte le cose, guarda, alle volte mi sembrano delle cose più sensate, alle volte meno, però poi mi rendo conto che nell'arco dei due o tre giorni... Le cose che scrivo a qualcuno servono, quindi eh, sembra sì. proprio che vadano a toccare il bisogno di qualcuno. E anche questo lo faccio veramente con gioia perché mi piace tantissimo. Sì. Um, ho chi, un sito che si chiama che mi dice dì. questa cosa qua, no? che cioè, mh, anche altre persone hanno questa cosa che sentono queste voci viene sempre consigliato di tenere una penna e un taccuino lì accanto nel comodino in modo da scriverle subito di no, così da non dimenticarsi e scrivi, te le scrivi e me Brava. le lasci e, e questo è una cosa molto importante che dicono tanti eh? cioè, l'ultimo che l'ha detto un che è un medico che loro addirittura consigliavano di prendere una penna e un foglio bianco e ogni tanto di mettersi lì e lasciare andare la pena all'inizio saranno degli scarabocchi poi saranno delle piccole parole e alla fine saranno proprio dei dialoghi saranno proprio delle frasi perché purtroppo o per fortuna le cose arrivano così, guarda oggi ne hanno scritta una che era proprio bellissima perché dicevano il mondo spirituale non ha orologio non ha calendario ma quando arriva il tuo momento i segnali che è arrivato Te li dà cioè non puoi dire io non l'ho capito perché eh diventa no. veramente molto chiaro certo, ok certo. ti fa incontrare le persone giuste ti fa incontrare le situazioni giuste comunque ti indirizzano sulla strada senza senza fare grandissime cose io dico no certo certo come no e questo è un, è un fil rouge come dico tutte le volte Tutte le volte si ricasca in questo argomento, in questo argomento è sempre lo stesso, ma tutti, tutti quanti dicono la stessa cosa sempre, di qualsiasi argomento io noi si tratti, si tratta argomenti vari, eh, dice, eventuali, cioè non sempre eh, si parla solo di medianità o si parla solo di spiritualità o si parla solo. Che ne so, di, di IADC o si parla di, eh, che ne so, di qualsiasi di storia antica, ma c'è sempre lo stesso fil rouge. Quando loro vogliono dirci qualcosa, la cosa arriva chiara e netta. Basta tenere aperta: gli orecchi funzionanti e gli occhi funzionanti, ma loro parlano no. la lingua che noi capiremo sempre, e altrimenti. Eh... Per il cieco, il sordo c'è un altro paradiso, come diceva Totò. Brava, bravissima, <ride> bravissima. È vero, è verissimo. È vero. È verissimo. Allora, mm. eh, mi dicono, eh, non lo so, che c'è scritto qui nella live, mm, aspetta, eh, che leggo, non ho capito, nella live dell'8 novembre sull'Associazione Lo del Specchio dell'Anima, Rosanna mi ha detto, ah ecco questa fa riferimento all'altra eh, all'altra che, che hai fatto insieme a Luca eh, nella live dell'8 di novembre e sua associazione, Rosanna mi ha detto tra tante belle cose che il mio punto debole è la cervicalgia e male alla schiena non avevo nulla al momento dopo tre giorni è arrivato il mio punto debole, dolori per un mese bravissima, cioè hai predetta <ride> eh, <amore. ride> è amore perché ovviamente c'era già quindi eh, non è sì. che gliel'ho augurato ce l'aveva già ovvio, eh, certo <ride> ecco io vedo anche quindi chi è, chi è. allora ah, bello bello bello, bello. Ved allora, vediamo, vedo una cosa qua e poi magari liberiamo la, la Rosanna che sono già le 22.14 Rosanna per concludere 9-12-1999, disturbo di personalità. Allora tesoro, guarda quanti 9 hai tu, quindi ovviamente sei molto chiuso, in più è questo 12, è un numero molto particolare la tua data di nascita, perché implica davvero una difficoltà a intraprendere determinati percorsi, ma qualunque esso sia, proprio di vita, quindi il primo 9 vuol dire che tu hai già cominciato da da ragazzino da ragazzina uh, hai questo 12 che nonostante tu sia una persona comunque solare perché hai un numero veramente bello solare di, um, di gioia ma purtroppo dura poco quella gioia dura poco perché poi sprofondi di nuovo un po nel pessimismo nel trascinarti dietro ma non solo le cose del passato anche le cose del presente ecco io davvero ti direi Innanzitutto, anche per te ti direi davvero: tieni pulito questo intestino, e poi fatti aiutare a livello energetico. Cioè vai veramente da qualcuno che ti possa un po' sbloccare, perché hai troppe cose represse che ti trascini dietro e che non riesci a gestire. Mi viene da dirti questo. Giovanissima, fra l'altro. Mm, assolutamente, una ragazza, mm. una ragazza di 23 anni, eh sì. Mm. Tutto, tutto mm -hmm. il tempo davanti, tutte le cose davanti per poter risolvere qualsiasi cosa, no? Assolutamente, eh. assolutamente. Eh, sì. Guarda, facciamone ancora una, se arriva e poi me ne vado. Dai miei cuccioli che io ho due cani che stanno grattando oh. dietro la porta che vogliono entrare. Oh, amore, guarda, per chi soffre di psoriasi, 16458, 1958. Mm, per chi soffre di psoriasi. Allora, se sei tu, ti dico una cosa: innanzitutto hai un numero di forte sensibilità, proprio di forte sensibilità, quindi vuol dire che questo ti sensibilizza sia a livello mh, mentale ma anche o, emozionale, ma anche a livello fisico. In più dovresti dirmi se hai gli occhi chiari, perché questa cosa ti predispone un po' di più. Hai ah, sicuramente questo 4. Quindi innanzitutto c'è un conflitto, un legame molto forte con una donna di famiglia che anche questo potrebbe portarti comunque ad avere delle situazioni di forte stress, perché tu vivi male lo stress da un bel po' di tempo e anche qua subentra lo stomaco. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire voglio fare delle cose, ma poi non le faccio o non riesco a farle. Lo sai, io meno di te, poi qua tanto non te lo posso dire. Hai questo 58, quindi mi dice che cosa? Ci sarà un cambiamento. Tu hai avuto già tanti cambiamenti nella tua vita, sei già una persona predisposta perché hai dovuto già affrontarne tanti e ce ne sono ancora un po'. Quindi sono anche queste cose che ti hanno portato a somatizzare in questo modo, dovresti liberartene, dovresti proprio liberarti un po' di queste zavorre che ti porti dietro, questo ti aiuterebbe tantissimo. Ma se andiamo a vedere la parte fisica, sicuramente, guarda, fammi un regalo, scrivimi in privato, perché ci sono due cosine che ti vorrei dire che secondo me ti possono aiutare, perché non è continua, ma quando ce l'hai ce l'hai veramente forte ed è un qualche cosa che te la scatena in maniera importante. Va bene? Sicuramente lo farà. Questa... Sì. Assolutamente, io auguro. Ok, Rosanna, io che dirti, eh, mh, ci dobbiamo rincontrare sicuramente un'altra volta, perché, eh, o altre volte, perché come vedi qua abbiamo eh, non so quanti commenti, non, non, non mi dice quanti, ma insomma vanno continuamente, qui ci sono ancora tante altre, ci sarebbero ancora altri, eh, altre date, ma eh, ecco, eh, mi raccomando andate a visitare eh, il suo eh, meraviglioso eh, sito Facebook che è, che è? Energie in Armonia. E Energia in armonia, e, e poi d'ora mi metto d'accordo. Tanto quando chiudiamo la diretta, Rosanna rimarrà lì e vediamo se ora parleremo insieme se posso eh, dare il numero telefonico oppure la mail qua dentro alla, alla, sotto, sotto nei commenti di questa diretta. Per il momento io ti ringrazio. Quindi sei stato, io docissima. ringrazio te utilissimo, mi è piaciuto tantissimo, sono contentissima davvero. Beh. Molto 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 felice. Anch'io verrò ogni volta che mi invitate, verrò perché sono stata bene, mi è e eh, Mi piace non ti, non ti preoccupare, ti ringraziamo noi, ringraziamo tutti quelli che hanno dato anche le loro date. Io non, non l'aspettavo, hanno dato insomma. Si sono volute, eh, diciamo, hanno voluto interagire con noi. Ringraziamo sempre Gina che ci dà il permesso di fare sempre queste dirette, sempre molto interessanti. E Rosanna, a presto, a prestissimo! Allora! Eh? Ti, do, ti do un bacio grande, a presto a tutti. un abbraccio forte forte e ciao, ci vediamo prima. Buona presto. serata. Grazie di ciao arrivederci. a voi.